Salve a tutti, sono Vinicio Coletti, il mio nominativo di radioamatore è Italia Kilo Zero Whisky Radio Bravo. Proveremo oggi ad ascoltare dalla mia stazione radio le conversazioni dell'astronauta italiano Paolo Nespoli con la cittadella della scienza di Bari. Questo è un evento programmato da un certo periodo di tempo. E per oggi alle ore 13:21 ora italiana. La frequenza su cui trasmette sulle bande radioamatoriali la Stazione Spaziale Internazionale è 145,8 MHz in FM. Abbiamo qui un programma che ci consente di effettuare il tracciamento delle posizioni dell'ISS e qui una stazione radio. Un ricetrasmettitore radioamatoriale che è in grado di ricevere appunto anche questa frequenza. Ecco sullo schermo del video abbiamo una carta dell'Europa dove apparirà tra un po' la traccia dell'ISS. Questi sono i dati invece numerici che ci dicono che in questo momento la Stazione Spaziale Internazionale si trova sotto l'orizzonte, vedete 22,9 gradi sotto l'orizzonte. Ma e questa è la distanza in cui si trova in questo momento, 5.700 km in linea retta, distanza che è destinata, come vedete, ogni secondo che passa, ogni attimo che passa, la distanza si riduce e anche l'altezza sull'orizzonte aumenta, o meglio, sotto l'orizzonte. Quindi tra pochi minuti la Stazione Spaziale Internazionale sorgerà e quindi diventerà visibile in linea ottica e quindi potremo ascoltare molto facilmente il suo segnale in banda VHF. E qui abbiamo un'altra mappa, questa di tutta la Terra. Ecco, vedete già appare dove si trova quel cerchio in basso a sinistra e il luogo in cui si trova la Stazione Spaziale Internazionale in questo momento. Si trova in pratica sulla verticale, grosso modo, di Capo Verde, all'ovest dell'Africa, ma la sua velocità è tale che nel giro di circa 10 minuti sarà visibile anche qui da Roma. E man mano che il tempo passa, noi vedremo infatti quel cerchio che rappresenta la zona in cui la stazione spaziale è visibile, è in linea, diciamo, di visibilità ottica e quindi è l'area nella quale il segnale VHF è ricevibile senza alcuna difficoltà. Quindi ecco, vedete che già si sta muovendo pian piano quando il bordo di quel cerchio raggiungere a Roma, quindi quando Roma, che è la mia località da cui dicevo, si troverà all'interno di quell'area, il segnale diventerà ricevibile. Le conversazioni avverranno tra la Stazione Spaziale Internazionale e Bari. Bari, dove si trova la cittadella della scienza. Le conversazioni partiranno dalla ISS sulla frequenza di 145,8 MHz. Mentre Bari risponderà su un'altra frequenza. Oltretutto non c'è visibilità ottica tra Roma e Bari, quindi questo significa che noi ascolteremo solamente di questa conversazione ciò che parte dalla Stazione Spaziale Internazionale, mentre non potremo ascoltare ciò che rispondono da Bari, a meno che non venga effettuato qualche sistema a bordo dell'ISS che consente di ascoltare l'audio a bordo in contemporanea come se fosse un telefono. Quindi questa è un po' un'incognita. Però quello che noi ascolteremo con certezza è ciò che dirà Paolo Nespoli da bordo della ISS, da bordo della International Space Station. Ecco, mancano circa 8 minuti in questo momento, vedete che la linea. Ecco, vedete che il cerchio che rappresenta l'impronta, il footprint, come si dice, della stazione spaziale si è già spostato verso nord. In questo momento si trova molto vicino alle coste dell'Africa, la verticale dell'ISS, si trova grosso modo all'altezza del Sahara occidentale e sta salendo verso il Marocco. Tra circa 7 minuti, 6 minuti e mezzo, quel bordo raggiungerà Roma, il segnale sarà visibile anche qui da Roma. Ecco, vedete, anche incomincia ad apparire anche su questa carta più dettagliata. Se vedete in basso a sinistra c'è il limite dell'area di ricezione della ISS in questo momento, che si sposta, vedete, visibilmente,
In questo momento è grosso modo a metà del Marocco, si sta avvicinando alla zona di Gibilterra. Quel quadratino in alto a destra rappresenta invece la città di Roma, che è quella da cui noi riceveremo il segnale. Quindi questione di pochi minuti e potremo ascoltare, si spera almeno, parte della conversazione, la parte, ciò che dice Nespoli da bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ecco che il segnale, come vedete, sta raggiungendo ormai la zona di Gibilterra e in grosso modo copre già metà dell'Algeria. E vediamo su quest'altra mappa, ecco, questa ci dà un'idea più, diciamo, d'insieme della zona coperta dal segnale in questo momento. Mentre se andiamo a vedere i dati numerici, vediamo che in questo momento la stazione spaziale si trova a 11 gradi circa sotto l'orizzonte e a una distanza in linea retta di circa 3600 km. Si trova, vedete, l'orbita a circa 350 km di altezza, questa è circa 35 volte la quota di un jumbo jet, è l'orbita in cui, ecco il segnale, dovremmo incominciare a riceverlo alle ore 12:20 e 25 UTC, quindi alle ore 13:20 ora italiana. E la durata del passaggio sarà poco meno di 10 minuti, vedete 9 minuti e 55 secondi. Abbiamo alti dati numerici e torniamo a vedere la zona dettagliata. Vedete che il segnale ormai ha raggiunto anche la Spagna, è ricevibile ormai dalla Spagna, anche da Lisbona, ormai ecco anche da sta raggiungendo Madrid. Vediamo la zona d'insieme, qui il quadro d'insieme. Vedete che la ISS si muove nella sua orbita molto rapidamente, ormai sta sorvolando in Marocco meridionale e sta per arrivare da noi nella nostra zona, sarà ricevibile tra breve anche da noi. La radio, ecco la radio qui vicino, sintonizzata su 145,8 MHz. E ora provvederemo ad azzerare lo squelch, il silenziamento di questa radio in modo da ascoltare il segnale. Meglio, alziamo il volume. Ecco, abbiamo questo fruscio di fondo che potremmo anche eliminare. Potremmo anche eliminare, ma in questo modo non siamo certi poi di ascoltare il segnale quando è molto debole, quindi meglio assorbirsi il fruscio ed essere certi. Il preamplificatore è stato attivato. Momentaneamente abbassiamo il volume, visto che mancano ancora 2 o 3 minuti alla ricezione, all'inizio, diciamo, della zona in cui, del momento in cui potremmo ricevere la ISS. Ecco, torniamo a vedere la situazione delle mappe. Ecco la mappa, vedete che il segnale ormai copre tutta la Spagna. La ISS ormai sta sorvolando il Marocco settentrionale e sta per arrivare in Corsica. Vediamo qui più in dettaglio. Ecco che sta il limite del segnale, sta per raggiungere la Corsica. Ora ci metteremo in una maniera da poter, ecco, da poter vedere ciò che succede. Vediamo cosa accadrà ora. Mancano ormai circa 2 minuti da forse l'inizio della conversazione, 1 minuto e mezzo, quindi passiamo, diciamo, in una nuova modalità in cui vedremo un po' tutta la situazione nel suo insieme. Alziamo ora il volume.
Abbiamo già il segnale. IR0 ISS, cioè IR0 ISS è il nominativo. Yeah,
pochino dappertutto, perché con i materiali devono essere più leggeri possibili e il più performanti possibili. Per esempio il titanio facciamo delle ottime cose. Bene, la sessione di ascolto è terminata, il passaggio è terminato, abbiamo ascoltato appunto in diretta la voce di Paolo Nespoli dalla Stazione Spaziale Internazionale mentre parlava con la cittadella della scienza di Bari, ha risposto a varie domande. Mancano solo l'ultimo suo intervento, perché purtroppo avevo finito per errore lo spazio di registrazione sulla telecamera, mi ero dimenticato di svuotarla, ma sostanzialmente abbiamo ripreso tutto il passaggio e nei prossimi passaggi sarà possibile tentare eventualmente invece di parlare con la stazione spaziale, sempre che qualcuno risponda. Questo è un tentativo che i radioamatori possono sempre fare, e vi ringrazio a tutti per aver visto questo breve filmato.